questo incontro segue, segue l'incontro di ieri in comune, dove effettuavamo, facevamo alcuni chiarimenti in ordine alla, alle cose, alle falsità, alle menzogne scritte e raccontate nell'ultima settimana, chiarimenti che hanno colpito nel segno in parte, e ci attendevamo una risposta dal sindaco di Verona in merito all'azienda più importante della città, che è GSM. La risposta è arrivata nel pomeriggio, ai consiglieri di amministrazione è stata ordinata, è stato ordinato di dimettersi e si sono dimessi. Il consiglio di amministrazione è quindi decaduto e quindi Michele Croce da ieri non è più presidente di AGSM, ovvero lo è in vacatio fino a quando verrà nominato il nuovo presidente di AGSM. Qui con me ho voluto ci fossero presenti vicino a me i rappresentanti di Verona Pulita in comune e nelle circoscrizioni, sono quelli che con le loro facce insieme alla mia si sono candidati, hanno raccolto la fiducia e il consenso e un anno e mezzo fa come oggi sono in Verona Pulita. Alcuni nominati, altri invece hanno scelto un'altra strada, un'altra tessera, ma renderanno conto loro di questa loro scelta. E quindi Gianmarco Padovani, consigliere comunale, e poi Andrea Croce in terza circoscrizione, Martina Pertile in sesta, Beatrice Bertagnoli in seconda e Alvise Turco in prima. Io partirei dalla operazione verità che abbiamo fatto ieri sulle accuse e le menzogne degli ultimi giorni, che ha colto nel segno, ma è da ultimare. Ha colto nel segno nella misura in cui finalmente non si parla più nei giornali di pretese consulenze di AGSM, perché come abbiamo avuto modo di chiarire ieri, questi dati che sono dati oggettivi, nell'ultimo anno le consulenze di AGSM sono diminuite del 30% con un risparmio di 800.000 euro. Quindi finalmente non ci sono più le menzogne sul fatto che Croce dovrebbe andare via dagli SM per le consulenze. Falso. Finalmente non si parla più di questo tema. Non si parla più neanche delle spese dei 120 anni, finalmente, perché come ho dichiarato ieri, gli uffici mi hanno preparato un file, una tabella, e io ho trasmesso quella tabella. E finalmente, oggi, non leggiamo più che il motivo della sfiducia sarebbero le spese dei 120 anni. Abbiamo anche preso atto e finalmente non si parla più di una relazione del collegio sindacale che non c'è, e quindi sfiducia dei consiglieri o del sindaco non può essere basato su una relazione del collegio sindacale perché la relazione del collegio sindacale non c'è e non viene più richiamata. Il sindaco parla di due fatti che avrebbero minato la fiducia tra il presidente e i consigli di amministrazione e tra il presidente e il sindaco, che sarebbero l'incarico all'avvocato Tirapelle e l'incarico all'avvocato Scappini, perché il sindaco sostiene che io non avrei comunicato a lui l'incarico all'avvocato Tirapelle e l'incarico all'avvocato Scappini. Anche queste sono due bugie. Premessa, l'incarico all'avvocato Tirapelle e l'incarico a Tirapelle e l'incarico a Scappini sono incarichi regolari. Hanno osservato le procedure, sono stati dichiarati regolari dal collegio sindacale nel consiglio di amministrazione di sabato scorso, quindi nessuno può eccepire qualcosa sulla legalità e sulla ritualità degli incarichi dati. Il sindaco dice no. In una relazione che mi hai fatto, una lettera che mi hai fatto, non me l'hai specificato che avevi
avuto un rapporto con l'avvocato Tirapelle e che a GSM ha dato l'incarico all'avvocato Scappini. Ora, questa è una bugia, perché io nella mia lettera al sindaco, che ho qui, avevo specificato che l'avvocato Tirapelle era stato, mi aveva sostituito, aveva sostituito il mio precedente legale in due udienze mie personali. Quindi io gliel'ho spiegato in una lettera che adesso vi faccio vedere. In questa lettera scrivo che l'avvocato Tirapelle non è stato il mio difensore personale, tra virgolette, lo metto. E dopo lo spiego. In che senso? Nel senso che ha sostituito l'avvocato De Santis, che è il mio difensore di fiducia, in due udienze. Eccola qua. In realtà, qui ho sbagliato in eccesso, perché l'avvocato Tirapelle sostituì l'avvocato De Santis in una udienza, non in due. Ne ho messa una in più. L'udienza del 22 gennaio 2018. E qui non ho messo un'altra cosa. Cioè l'avvocato Tirapelle, e quello effettivamente non l'ho messo, una dimenticanza, depositò una querela per conto mio il 1° settembre. Ma perché non misi questo dato? Per un motivo semplice. Perché la mia prima attività da presidente di AGSM io la effettuai il 5 settembre 2017. Il mio primo CDA da presidente di AGSM fu il 5 settembre 2017. La querela depositata dall'avvocato Tirapelle per mio conto fu depositata il 1° settembre. E quindi io ritenni, siccome le attività di un presidente si possono esplicare, io non ho poteri esecutivi, non ho poteri di firma, non posso disporre spese, posso solo indirizzare la società con delle delibere del CDA, non ho nessun altro potere. Quindi il mio potere si esprime dentro il CDA, in nessun'altra occasione. Il mio primo CDA è stato il 5 settembre e quindi io ritenni, siccome dovevo dar conto dell'attività dell'avvocato Tirapelle durante il mio mandato, che l'attività fatta prima del mio primo CDA non dovessi precisarla. Questo è il problema dell'avvocato Sboarina, sindaco di Verona. Sull'avvocato Scappini, il sindaco sostiene che io non gli avrei detto che ha avuto un incarico da GSM. Questo è vero, nel senso che nella prima lettera che io inviai al sindaco di Verona scrissi, perché così mi viene suggerito dagli uffici ovviamente, che all'avvocato Scappini non risultano dati incarichi. Ma siccome ricordavo che l'avvocato Scappini aveva lavorato per la GSM, aveva fatto un parere, mi disse il direttore degli uffici: no, ma non preoccuparti, perché il mandato gli è stato dato da Amia, perché il parere riguardava Amia. Dopo qualche giorno, siamo il 28 febbraio, dopo qualche giorno, il 5 marzo, il direttore mi disse: no, guardi, abbiamo visto bene, presidente, effettivamente l'incarico a Scappini è stato dato da GSM. Allora io inviai subito, immediatamente, il 5 marzo, la precisazione. Eccola qua. La precisazione al sindaco dicendo: no, da una verifica ulteriore è risultato che l'avvocato Scappini ha avuto l'incarico da GSM il 5 marzo. Ora il CDA è stato il 9 marzo di sabato. Quindi è falso anche che io non abbia comunicato al sindaco che l'avvocato Scappini ha lavorato per la GSM, perché in una prima comunicazione gli uffici mi avevano detto che non aveva lavorato, in una seconda comunicazione dopo qualche giorno gli ho subito precisato che aveva lavorato e ho ricevuto l'incarico. Preciso che l'avvocato Scappini io non ho mai avuto, né prima, né oggi, né non so quando, mai alcun tipo di rapporto. Io non so chi sia l'avvocato Scappini, l'ho incontrato nel CDA di AGSM. Se queste sono le due motivazioni smontate, che vi ho smontato adesso, perché io non avrei più la fiducia del collegio, del consiglio di amministrazione e del sindaco, lascio a voi valutare se possono superare i risultati ottenuti, le attività eseguite, è un patto, un'alleanza politica. Perché io non ho espresso che l'avvocato Tirapelle ha depositato una querela 4 giorni prima del mio primo CDA, e perché io ho espresso in una seconda comunicazione che l'avvocato Scappini ha lavorato per la GSM.
sono disponibili tutti i documenti, per chi li vuole. Ovviamente sono documenti societari, quindi non li posso diffondere, ma li posso far vedere. Quindi chiunque voglia, giornalisti presenti, venire a vedere i documenti, sono qua. Il primo CDA è del 5 settembre, la lettera al sindaco del 5 marzo, dove preciso no, gli uffici mi hanno indicato che l'avvocato Scappini ha ricevuto un incarico, non è stato pagato da Ami, è stato pagato da noi. Parliamo sempre di 2.000 euro, stiamo parlando, ma non c'entra niente l'importo. La seconda parte dell'incontro di oggi è sul report dei 18 mesi di attività, cioè questo, le attività effettuate, i fondamentali economici. Vedo che nessuno ha osato contestarli, anche perché questi sono documenti ufficiali di AGSM, elaborati da AGSM, col supporto dell'amministrazione finanza di AGSM, questi sono numeri di bilancio. Sono numeri che ci dicono che le sponsorizzazioni, le liberalità e le pubblicità in un anno sono diminuite del 76%. E insieme alle consulenze e alle spese di rappresentanza sono stati risparmiati 4,9 milioni. Questi sono i dati in un anno. Forse è stato risparmiato troppo. Forse. Ci dicono anche che gli incarichi nel gruppo GSM sono diminuiti del 23%, cioè sotto la presidenza Croce nel gruppo GSM, CDA, sindaci e ODV sono stati tagliati 1 su 4. Ora arrivo alla fase politica di questo incontro. Posto che è stato gettato del fango sulle consulenze e questo fango è stato spazzato via, meno 30% in un anno. È stato gettato del fango sulle spese di 120 anni e questo fango è stato gettato via. Sono state approvate e deliberate dal CDA prima e rendicontate al sindaco sulla base di una relazione che mi hanno dato gli uffici. Posto che è stato gettato del fango su presunte bugie che avrei detto a Sboarina, al sindaco Sboarina, su Terapelle Scappini, io vi ho dimostrato che non ho precisato il deposito di querela perché è venuto prima del mio primo CDA. E in ogni caso l'avvocato Terapelle è stato pagato con bonifico da parte dell'avvocato Croce. E l'avvocato Scappini, avevo precisato nella seconda comunicazione che effettivamente sì, quel parere su Ami era stato pagato dal GSM prima del famoso CDA di sabato scorso. Posto che non c'è alcun rilievo sulle attività eseguite e sui risultati ottenuti da parte né del socio né dei consiglieri di amministrazione. Tutto ciò posto, io credo che faccia riflettere ciò che ha dichiarato il sindaco in presenza sia del consigliere Gianmarco Padovani che del consigliere Andrea Croce martedì sera, 12 marzo, nel suo ufficio. In piedi ha affermato ad alta voce: o te o io. Lo ha ripetuto più volte: o te ti dimetti o mi devo dimettere io. A questo punto viene da pensare per forza a dei giochi di palazzo di cui il sindaco sia artefice o succube. I veronesi però dovrebbero sapere a chi è mano la città. È in atto, e qui parlo da Michele Croce, presidente di Verona Pulita, un tradimento politico da parte del sindaco a Michele Croce, presidente di Verona Pulita, e a tutto il movimento di Verona Pulita, terza forza di maggioranza, decisiva il ballottaggio del 2017, e agli elettori di Verona Pulita e di tutta quella coalizione che al ballottaggio raccolse intorno a sé 46.962 voti. Verona Pulita è un movimento, è una lista civica che ha ripulito la città da un sistema tra il 2012 e il 2017 e ha cercato di costruire un'amministrazione pulita, trasparente e competente in questi 2 anni.
noi siamo stati, siamo ora e saremo sempre a disposizione della città. Siamo civici, non siamo politici. Non dipendiamo economicamente dalla politica, per fortuna. Michele Croce torna a fare l'avvocato a tempo pieno da lunedì mattina. Gianmarco Padovani è farmacista a tempo pieno. Andrea Croce ha un pub dove si beve dell'ottima birra in Piazzale Olimpia. Così come Martina Pertile serve dei grandi caffè. E Beatrice lavora in una grandissima impresa. E Alvise fa l'avvocato come me, non lo vedevo ma perché è nascosto. E anche Alvise fa l'avvocato come me. Noi non dipendiamo dalla politica, siamo l'unica forza politica civica che non dipende incompletamente dalla politica. E quindi non abbiamo bisogno degli incarichi politici, perché se ne avessimo avuto bisogno, io mi sarei dimesso, avrei cercato di salvare le cariche e le poltrone per tutti. Ma per noi viene prima la faccia, l'onore, la verità che oggi vi ho dimostrato con i documenti. E cosa faremo? Continueremo nel nostro rapporto con i cittadini, come abbiamo fatto dal 2012 al 2017, come abbiamo fatto nel 2017 in campagna elettorale, come abbiamo fatto in ballottaggio a supporto di Federico Sguarina sindaco, come abbiamo fatto dopo, in quest'anno e mezzo, perché noi siamo continuati. Le altre liste civiche sono evaporate al sole. Noi siamo continuati ad andare nelle piazze e nelle strade, sempre, con questi attivisti e molti altri. Continueremo a farlo. Non inizieremo una nuova campagna elettorale. Non c'è una battaglia personale, Michele Croce e Federico Sguarino. C'è un'operazione di verità che oggi è emersa. È una seconda operazione di verità che bisogna capire perché il sindaco Federico Sguarino è stato costretto a fare questa operazione, questo tradimento politico. Da chi? Perché? Amministrativamente i nostri rappresentanti non andranno all'opposizione. Perché Verona Pulita, a differenza del sindaco, è fedele al patto con i cittadini. Non siamo noi ad aver tradito quel patto, è il sindaco che ha tradito quel patto. Noi non lo tradiremo, non andremo all'opposizione, siamo fedeli ai cittadini che hanno votato Michele Croce prima e Verona Pulita, Federico Sguarina dopo al ballottaggio. Siamo fedeli al nostro programma elettorale che si è fuso in quello di questa amministrazione. I nostri rappresentanti valuteranno ogni provvedimento singolarmente, atto per atto, provvedimento per provvedimento. Consci che abbiamo subito un tradimento politico da parte del sindaco di questa città. Sempre a cuore avremo e abbiamo la fedeltà al programma, la fedeltà al nostro impegno e il bene di Verona e dei veronesi. Io ho terminato. E se qualcuno ha voglia di aggiungere qualcosa, poi ci sono le domande e i nostri amici giornalisti, qua siamo tutti liberi di esprimere la propria opinione. Posso dire? Vai Gianmarco. Mi conoscete, sono Gianmarco Padovani e capogruppo di Verona Pulita, in quanto unico rappresentante, dato che il nostro assessore, ex nostro assessore, ha cambiato gruppo politico di appartenenza, unico rappresentante rimasto di Verona Pulita all'interno di Palazzo Barbieri. E quindi è per questo che penso di avere la certezza, la sicurezza di parlare con cognizione di causa. In questo anno e mezzo vorrei sottolineare che in nessuna occasione ho messo in difficoltà la giunta a cui apparteniamo. Il programma di giunta è stato condiviso pienamente da parte di Verona Pulita. Quindi ogni mia mozione, ogni mio ordine del giorno, ogni mia decisione è stata presa con forza, con dignità, coerentemente e anche volentieri in linea con questo programma. Il rapporto con il sindaco stesso, il rapporto con gli assessori, con i colleghi consiglieri comunali, oso dire che è stato sempre fattivo, importante e decisivo.
di là di questo, come ha detto Michele, non abbiamo nessuna intenzione di andare all'opposizione. Chiaro che gli accordi preelettorali sono stati disattesi da un'unica parte, quindi ci riserveremo di valutare ogni futura decisione con estrema attenzione, di modo che ogni futura decisione sia in linea col programma di Verona Pulita. E così opereremo corretti e onesti come il nostro movimento. Io sono dalla parte di Michele, decisamente, come è tutto il movimento. E forse in questa occasione non ho mai visto tanta coesione in un anno e mezzo di politica. Sono da dire altro, grazie. Qualcun altro? Avviso, Andrea, Martina, Bea, se volete. Due parole le dico io. Sono Croce Andrea, sono consigliere della terza circoscrizione, ovviamente capogruppo perché ci sono solo io, e sono anche presidente della commissione sicurezza. Ho lavorato in questo anno e mezzo al fianco del presidente Zavarise, giovane leader della Lega a Verona, nonché presidente della mia circoscrizione, in piena sintonia, perfetta sintonia fino ad ora. Ci siamo sempre trovati concordi su tutte le decisioni prese, ci siamo chiaramente aiutati, appoggiati a vicenda per tantissime cose. Adesso da voce si sa che prima o poi lascerà la posizione per dedicarsi a impegni più importanti in comune probabilmente. E quindi io chiaramente mantengo inalterata la mia fiducia in realtà nel Presidente della Varese, finché ovviamente rimane in circoscrizione e finché rimane il mio Presidente. Dopodiché, per quel che riguarda la circoscrizione e il mio posto, valuteremo quello che succederà in base non a convenienze, ma in base a quello che decideremo noi come Verona Pulita e a quello che vedremo solo per il bene del quartiere e dei cittadini. Tutt'altro da aggiungere. Qualcuno ha qualcos'altro? Ma io vorrei sono fertile Martina, sesta circoscrizione. Io vorrei solo dire che abbiamo ricevuto un duro colpo, ma soprattutto anche per i cittadini che ci hanno votato, ci hanno dato fiducia, hanno dato fiducia al sindaco. Io dico solo che continuerò a fare il mio lavoro in circoscrizione perché lo devo alle persone che mi hanno votato e quindi le mie decisioni restano sempre alla fine pro cittadini, quindi non cambierà la mia linea e continuerò a fare il mio dovere, il mio lavoro con piacere e non ho da aggiungere altro. Grazie. No, condivido quello che ha detto Andrea e la Martina. Enrico Lillo. È stato detto durante la conferenza stampa che il sindaco è stato una decisione politica in sostanza. Certo. Ha deciso lui oppure è stato spinto a fare. Avete qualche idea di cosa potrebbe averlo spinto? No, bisogna chiederlo a lui. Cioè, ci sono tante congetture, ma le congetture... Noi vogliamo parlare con i fatti, no Enrico? E qua ho i documenti di quello che ho detto anche prima e li potete vedere. Sulle congetture, sul perché sia stato obbligato a questa mossa, a questo tradimento politico, non so, forse i numeri. Gianmarco Padovani vale un consigliere comunale in consiglio comunale, la maggioranza è composta da 23, forse un consigliere su 23 si può anche... Si può essere sacrificabile, mentre tre di Verona Domani, i sei della Lega non sono sacrificabili, no? Però sono tutte congetture, ecco, io quello che a noi addolora è il tradimento politico. Al Michele Croce, presidente in vacanza, insomma, legge sempre, posto quello che ci ha detto. C'è da aspettarsi qualche azione di tipo legale, per esempio nei confronti della decisione di Palazzo Barbieri, in sostanza, esplicitata attraverso i consiglieri, ma insomma. Allora, no,
perché ho troppo amore e rispetto per questa azienda da pensare di metterla, come è stato fatto in questa settimana, con dichiarazioni avventurose, allo sbaraglio. C'è però un dato di fatto, che questi consigli di amministrazione hanno agito sotto comando e l'atto giuridico corretto quando un socio non ha più fiducia nei confronti di un amministratore di una società è la revoca, non il telecomando delle dimissioni, perché con la revoca il socio si assume la responsabilità della revoca, come fece Tosi 7 anni fa, si assunse la responsabilità e poi il tribunale lo condannò, sia quello amministrativo che poi quelli penali, con, ricordiamo, quei direttori, quei dirigenti. Oggi Federico Sbuarina non si è assunto il coraggio di una decisione e ha comandato le dimissioni ai dei consiglieri di amministrazione. Però ho troppo lavorato, vissuto e amato questa azienda per poter pensare di metterla ancora al centro di critiche e di tensioni. Altre domande? Santino, Lillo? Dopo, il segreto. Bene, allora io auguro a tutti un buon weekend, lo auguro col sorriso, perché la cosa che più mi rende oggi sereno è il vedere tutti i nominati, gli eletti, gli attivisti di Verona Pulita vicino al loro presidente. Questa è dimostrazione di amicizia, prima ancora che di compattenza, di fedeltà, dimostrazione di amicizia, ed è un valore incredibile e io vi ringrazio per questo. Posso fare un'ultima domanda? Fuori tempo massimo. Fuori tempo. Voi parlate che mai, non siete mai stati così compatti come adesso come Verona Pulita, però rilevo che da qualche mese che comunque ci sono state delle sfaldature, In che senso? Nel senso, i vostri assessori in comune. Allora, noi non abbiamo assessori, ne abbiamo uno. Parlo di Nicolai, poi alla il presidente di ACE. Allora loro. Con cui voi poi avete gettato una rottura in pratica. Ma allora. Non è una cosa così idilliaca. No, però allora, intanto questo non è un evento, quello a cui tu riferisci, cioè il presidente di ACE Nicolai e l'assessore alla trasparenza Neri, sono due nominati da Michele Croce 1 anno e mezzo fa, ma questi nominati da Michele Croce 1 anno e mezzo fa sono stati espulsi dal movimento ancora nel 2018, quindi non se ne sono andati, sono stati espulsi dal movimento nel 2018 e hanno aderito a un altro movimento, che è il movimento Verona Domani. Siete sicuri di questo? Certo. Sappi che questi due esponenti non sono mai stati attivisti di Verona Pulita, erano due tecnici che noi decidemmo, dopo le elezioni, vinto il ballottaggio, di affidare incarichi importanti. Grazie, buona giornata. E gli scrissi 2 udienze, in realtà sbagliai, era 1 udienza, il 22 gennaio 2018. Parcellata e pagata con bonifico. Pagata personalmente? Pagata con bonifico? Se volete vi faccio vedere anche il bonifico, perché è giusto che non ci sia. E allora, alle illazioni, alle bugie bisogna rispondere con i documenti. Eccolo qua, bonifico, avvocato Tirapelle, documento 5 di 1000 euro per accessorio. Per un'udienza, a me ha costato. Sì, mi ha costato l'udienza, no? Sì, quando vuoi, io sono. Facciamo insieme, allora aspetta, riaccendiamo. Mi senti? 2. Quando vuoi, è acceso però. Sì. Diciamo. Ok.
Allora, allora Michele Croce, di nuovo una puntualizzazione, in particolare anche sulle date che le sono state contestate in ultima analisi dal sindaco. Sì, è stata necessaria, no, questa puntualizzazione stamattina, perché da ieri finalmente il sindaco Suorina non si permette più di parlare di consulenze, perché non c'è un problema consulenze, visto che sono diminuite del 30%, cioè di 800.000 euro in un anno. Non si permette più di parlare di spese di 120 anni, visto che sono state rendicontate in base alle file ottenute dagli uffici di AGS. Ieri però il sindaco ha ritenuto di dire che la sfiducia per lui sarebbe mancata su due pareri dati a due avvocati. Io oggi ho voluto chiarire, con dati e documenti alla mano, che vedete tutti, che quello che sostiene sostanzialmente non è vero. L'avvocato Scappini, io avevo dichiarato a Federico Sguarina che aveva reso un parere, anche se in seconda battuta, perché gli uffici subito non me lo dissero, e attenzione, io non ho mai avuto alcun rapporto con l'avvocato Scappini, quindi sgombriamo il campo da pretesi conflitti di interesse. Mentre sull'avvocato Tirapelle, che effettivamente è stato il mio difensore, io scrissi a Sguarina che mi aveva sostituito in due udienze. In realtà mi sbagliai, mi ha sostituito in una udienza, che ho regolarmente pagato con bonifico, e mentre il deposito della querela è venuto prima che io facessi il mio consiglio di amministrazione in AGSM, e quindi nessuna possibilità di conflitto di interessi. Quindi di fronte ai documenti, che sono questi che ho esibito oggi, purtroppo assistiamo ancora a delle bugie da parte del sindaco di Verona. Io d'altronde ho espresso oggi qual è il dato, che lui ha dichiarato davanti a testimoni il 12 marzo nel suo ufficio. Michele, o te o io. Io lascio ai cittadini capire perché o lui o io, che pressioni ha subito. Siamo di fronte a un tradimento politico da parte del sindaco nei confronti di Michele Croce, di Verona Pulita, degli elettori suoi e nostri che hanno sostenuto Federico Sguarina a ballottaggio. Benissimo, grazie. Grazie.